Calderoni. Calderoni. Fatti in quarantena. Calderoni. Vado fatti in quarantena da Giacomo Calderoni. Comunque tutta sta roba di sta pandemia mi ricorda un po' tutti quegli scenari cyberpunk alla Blade Runner, ma forse più simili a Rank Xerox, dove ormai si vive sopra i palazzi. È stato detto in una nota vocale condivisa da tutti su WhatsApp nel 2020 da tale virologa Renata Falli, in cui si spiega che il virus rimane a 3 metri d'altezza. Anche se a questa non avevamo mai vista in faccia, noi gli avevamo creduto tutti e quindi siamo rifugiati ai piani di sopra. Non è cambiato molto alla fine, La puzza di strada continua sempre a non piacerci. Ma non è che sia scomparsa, è solo cambiata, diversa, c'ha tutta un'altra fragranza. I corridoi dei palazzi nelle terrazze sono diventate nuove strade. In quei quartieri dove i palazzi distano i chilometri hanno costruito sti mega viadotti e vanno da un edificio all'altro. Questo è come si presenta oggi a Bufalotto. Ormai ai parking ci si può più annà. A Raggi ha finalmente trovato un'occasione per fare sta cazzo di funivia e hanno aumentato le reti stradali sopraelevate. Cazzo, mo' una casa la Fantozzi che si affaccia sulla tangenziale costa oro. L'autobus al volo è diventata quotidianità. Fantozzi è sempre stato avanti. Certo non c'è da stupirsi che il servizio ATAC negli anni sia peggiorato. Anche se adesso hanno inventato sta specie di megatreni su ruote senza conducenti che vanno via fibra. Però come operatore usano Wind, quindi non mi fido troppo e preferisco girare a piedi. La storia di oggi è proprio la mia, quella di un umile ragazzo tirtufello che va a trovare amichetto suo pisellone a Trastevere. Prima però passo da Ionio, vado a piada la roba. Oh, sono Renato, fammi entrare, mi serve una mano. Bella, come stai? Che si dice? Oggi mi devo fare una bella traversata, calcola, devo arrivare fino al centro e cazzo non ci voglio arrivare impreparato. Fammi vedere un po' che c'hai. Con cosa mi delizi quest'oggi? Ah, bene, bene. Guarda che hai tirato fuori, oh. Questo a quanto me li metti? Renati, me lo chiedi ogni cazzo di morta. Quella piattella so dei maiali e te ne faccio 8. Quella ovulo so dei vitelli e te ne faccio 12. Poi chiaramente dipende da quanto mi pigli. Ok, allora, signora Giovanna, mi faccia un po' quelle dei maiali, sa? De sti tempi tocca risparmiare. Vabbè, Renati, che faccio? Te metto sotto vuoto? Magari Giova che devo passare da Termini. Dopo l'esodo è quasi impossibile trovare della carne, la terra non viene più presa in considerazione. È più facile coltivarsi i broccoletti in balcone che allevarci i maiali. Passo sul ponte sopra il ponte di Via delle Valli. Me faccio Viale Libia, Piazza Bologna ed Esquilino. Porco due, qua la situazione è grave. Cioè, strana più che grave. Tutti i cinesi sono rimasti sotto le strade, a quanto pare si trovano bene, non si fanno mai vedere. Mentre l'etnia che ha preso il sopravvento è quella indiana. Sono tutto in mano agli Hare Krishna. Se volete mangiare qualcosa di autentico, venite qui, gli indiani sono forti che la roba vegetariana. Per le vie del centro è tornato tutto come prima. Con l'abbattimento del turismo, queste strade sono tornate in mano ai romani. Nei vie intorno a Piazza Venezia sono anche tornate quelle tradizioni folcloristiche fuse con i moderni flash mob delle 18. Finalmente riesco a beccarmi con l'amico pisellone mio a Trastevere, sopra San Callisto. Mi fa un po' strano vedere sta piazza così vuota, tanto che non venivo. Oh, comunque la signora Giovanna è meglio proprio, chissà dove gli arriva sta carne. Da Giustiniana mi ha detto, ma non voglio manco approfondire. Ah sì, calcola, sto cercando il battipezzo e sta tipo in video chat. Sto a fare la stessa vita di mio padre, solo che sto un po' più in alto. Ma da sta storia io non ho imparato niente, pisellò. L'unica cosa è che mi sono fatto un sacco di domande sulla vita postuma, su quella che c'era prima e su quella che ci sarà dopo. Tipo, sparene una... Mo, non per metterti ansia, ma un quesito terra-terra io me lo so fatto. Il motorino tuo, che hai parcheggiato in strada prima di tutto questo. Hai controllato se ci sta ancora? Calderoni. Calderoni. Fatti in quarantena. Vado fatto in quarantena da Giacomo Calderoni. Come peggio per noi? 5 minuti, peggio per lei. Coppia Aurelia, un incidente sta causando una coda tra lo svincolo 25 via Laurentina e lo svincolo 23 statale 7 via. Italia, solo musica italiana e il vostro tempo. Tempo importante. Fino a ieri non avevamo il tempo, oggi ce l'abbiamo tutto quel tempo che ci serve per fare le cose che avevamo sempre fatto. Luciano Ligabue, piccola stella sul terreno nel nostro pomeriggio insieme in cui ci state, ci avete raccontato.
Voi? Ma che è matto? Questo mese è la quarta volta che imbocca il raccordo. Vuole rischiare serio, eh? Ma non è matto. Giustamente, se perde il lavoro, che ci resta per vivere, no? Tanto meglio morire e essere ricordato come eroi. Salve. Lei si chiama Marco Rigazzi. Vado a leggerle il documento autocompilato a lei riferito. Il sottoscritto Marco Rigazzi, conducente del motociclo Honda Helix targato BZ06192, assume tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività qui di seguito elencate: transito ed attraversamento del grande raccordo anulare, zigzag tra le bande di anticonformisti che hanno rinnegato la civiltà per vivere nella violenza di un ambiente distopico, accampatisi abusivamente nel suddetto tratto stradale interessato dall'attraversamento, includendo a titolo esemplificativo e non limitativo tutti i rischi che ne possono derivare da negligenza da parte di persone e cose, siano queste ultime pericolose e o difettate. Sono consapevole che potrei essere fotografato, ripreso, accetto ed autorizzo che la mia immagine possa essere utilizzata per scopi legittimi da giornalisti in caso di scomparsa o decesso. Dichiaro di aver letto questo documento e di averne compreso completamente il suo contenuto. Sono consapevole che questa è una dichiarazione di esonero di responsabilità che firmo in piena libertà. Acconsente? Acconsento. Sì, finalmente riuscirò a vedermi l'ultima stagione di Baywatch in 4K. Ma stai zitto, scemo. Questo andiamo a barattare i magazzini rossi per le gomme nuove. Ma dove sta sto corriere? Cazzo, ma non è possibile. Ho pure ordinato con Prime. Cioè, io mo c'ho una videocamera su Zoom con una. Ma io come faccio a rimorchiare senza internet? Calderoni, fatti in quarantena. Calderoni, vado fatti in quarantena da Giacomo Calderoni. Siamo partiti per la missione il 28 ottobre. Il mio gruppo di fuoco era composto da altri tre soldati: Marco Meglio De Zone, Nambo Ghitti, Pucci Sinzero. Decidemmo di paracadutarci nelle zone dei castelli per compiere la missione di pattugliare prima e presidiare poi i nuovi territori in cui installare avamposti radio della nostra fazione di telecomunicazione italica. Visto il contemporaneo emergere sul mercato di nuovi player, eravamo mossi dalla volontà di consolidare la nostra posizione di leadership. Comandante, quale punto presidiamo? Consiglio il Palazzo Sforza Genzano. È un punto elevato che con la sua posizione strategica ha un'ottima visuale sul lago di Nemi e i paesi vicini, offrendoci maggiori possibilità di individuare la presenza del nemico. Ero indeciso su uno dei due luoghi. Scelsi di accontentare il soldato Nambo Ghitti. E così ci dirigemmo verso Genzano, il paese del pane e della pizza unta. Per fortuna i soldati con cui mi trovavo erano dei professionisti che amavano il loro lavoro. Spero per i soldati di Iliad che non si facciano vivi, perché oggi sto a papà pallettoni, porco dena! Era una guerra strana, una guerra che non si poteva combattere fisicamente sul territorio, una guerra che si occupava di egemonia sull'internet. Inoltre, lo Stato non aveva più un cazzo di soldo bucato a causa della crisi post-pandemia e dall'acquisto di inutili F-35 che nessuno avrebbe mai usato. Top!
Gianni, puoi risistemare per favore il microfono dell'intervistato? Ho sentito il rumore? Grazie. Ok, ci siamo? Scusi per l'interruzione, può continuare. Io e la mia squadra partimmo per la missione il 28 ottobre. Nella popolazione era ormai comune l'esigenza di un internet più veloce. Sa, se scopava poco in quel periodo, tutti si buttavano o sul porno 4K o su videogiochi. Si decise quindi di sviluppare la guerra sul piano digitale. Tanto eravamo già pronti, con anni e anni di addestramento. Coi videogiochi sparatutto. Muscoli e addestramento militare non servivano più a un cazzo. Noi, i Kikomori, siamo diventati i nuovi eroi nazionali, i difensori del nuovo bene primario, l'internet. Scelsi Nemi come punto da presidiare per via della sua ottima visuale sui paesi limitrofi e della sua sorgente di acqua frizzante che poteva tenere alto il morale della squadra. Sa, con indosso un visore di realtà aumentata ed in braccio un fucile di plastica con un analogico, a volte ci si scorda di non trovarsi in una realtà tangibile. Pensi che l'acqua che bevevo era frizzante perché in realtà proveniva da una delle 20 bottigliette che erano sparse nel buio della mia camera. Capitano! Penso di aver visto dei movimenti provenire da quel palazzo laggiù. Avisello, ma hai mai notato che Genzano e Nemi stanno uno in faccia all'altro? Sono sicuro che in passato si lanciavano le palle dei cannoni. Che cazzo dei violenti. Te pare che per risolvere la situazione devi sgravare così tanto da spendere un botto di soldi per le armi? D'altronde, se ne lo costruisci, nessuno si può fare male, no? Oh cazzo, ho preso una papera! L'ho presa davvero! Ah sì, hai preso una papera! L'hai ammazzata! Sì, l'hai ammazzata, guarda, non riemerge più! Oh cazzo, no! Calderoni. Fatti in quarantena. Calderoni. Vado fatto in quarantena da capo mo Calderoni. Ah, Sirio, a sabato ci vai te a comprare un pallone nuovo? L'ultima volta ci sono andato io. Ah, e ce vai pure l'altre 10. Non te sei chiesto perché ti chiamano ciabatta. C'hai due piedi sinistri. Mo tocca comprare un altro pallone. Il mio mica è un nome, è una minaccia. E comunque, non te scaldà. Mo andiamo giù e ce lo riprendiamo. Ma che ti ha dato di volta il cervello? C'è il coronavirus. C'è completamente ignoto quello che accade laggiù. Tramandata oralmente dalle genti di Piazza Vittorio, la leggenda narra che la comunità cinese, agli albori della pandemia, rimase giù in strada. Di più non c'è dato sapere. Vabbè, io scendo, te fa come te pare. No, ci va, aspetta! Secca, ce l'hai 2 euro. Boh, per me di plastica scadente. Aciava, ma quello non è il pallone nostro. Cazzo, te l'avevo detto io che era pericoloso. Non siete in pericolo qui con me. Colui che avete intravisto poco fa
è il pericolo. Quindi non vuoi rapirci? Ma no, no. Io sono Xian Li, armatacchino di Piazza Vittorio. Vengo in soccorso di tutti coloro i quali si spingono in queste dimensioni. Incredibile. Guarda che capacità espressiva. Ora spero che voi sappiate cogliere. Andiamo in missione a recuperare il vostro pallone. Bastardo, sei tu che ci freghi tutti i palloni. Ridacci i soldi. Basta così. Lui ha avuto la sua lezione. Voi avete avuto la vostra, la vendetta. Lasciatelo andare. Come lasciarlo andare? Ma allora perché l'abbiamo preso? È affar mio, non vostro. Ho un ruolo ben stabilito in questa dimensione che non potete togliermi. Se eliminate il motivo per cui collo, Shen, Irmatachione, non ha più motivo d'esistere. Voi avete il vostro trofeo. Ok, m'hai convinto. Shen, ti voglio bene davvero. Non ti dimenticheremo mai. E fu davvero così. Non avremo mai dimenticato Shen il mattacchione. Le sue nobili parole, il suo intenso insegnamento, la sua saggezza nello svelarci che non può esserci conoscenza senza scoperta. Finalmente eravamo tornati alla nostra... E che cazzo? Vabbè, sì, ancora con sto pallone. Andiamo a giocare a FIFA, va.